Si parla molto in questi giorni del decreto antiraduno che è stato divulgato erroneamente come decreto anti-rave, che in realtà prevede il divieto di raduno in terreni, edifici pubblici e privati per gruppi maggiori di 50 persone. È già stata divulgata la notizia di alcune modificazioni che si vogliono effettuare a questo decreto, in particolare sulla troppa genericità e sul fatto che si possano effettuare delle intercettazioni. Siamo con Emilio Robotti, avvocato, cerchiamo di capire qualcosa di più di questo decreto. Ma è una norma che è sicuramente scritta molto male, come in effetti hanno detto tutti i tecnici. Il problema è capire quanto sia scritta male, perché non si sa scrivere, e quanto invece sia voluto. L'indeterminatezza e la scelta di un numero come 50 persone, la presentazione della norma per combattere i rave, che sono fenomeni che riuniscono migliaia di persone e non poche decine, e alla fine fanno pensare in tutta una serie di altri fattori che possa essere pensata in realtà per essere applicata con estrema discrezione. Perché da un lato c'è una pena molto alta che consente comunque ad esempio di fare investigazioni, intercettazioni telefoniche o di altro tipo, anche in via preventiva per questi raduni. E poi c'è stata anche una modifica del codice antimafia che quindi consente anche di irrogare delle misure di prevenzione pensate appunto per combattere la criminalità organizzata, che non sono decise dal giudice ma sono decise dal questore e dal prefetto. E anche il fatto di dire raduni che possono costituire e non che costituiscono pericolo è evidentemente una scelta verso la discrezione più totale. Alla fine, diciamo, mantenuta così, ammesso e non concesso che poi un domani, ma ci vorrebbe tempo, non cada sotto la scure della Corte Costituzionale per vari motivi, però diventerebbe uno strumento nelle mani della questura, dei prefetti e anche comunque delle forze di polizia, che alla fine si troverebbero a poter fare una notizia di reato, a intervenire con grande discrezionalità. Quindi nella pratica quali potrebbero essere i rischi? Ma i rischi potrebbero essere appunto l'applicazione generalizzata a situazioni estremamente diverse e anche molto diverse da quella che può essere un fenomeno appunto rave col quale è stato presentato, come anche occupazione di scuole, di università, di fabbriche. E in più c'è un altro aspetto che secondo me è un po' inquietante, ovvero non è stata promulgata solo la norma anti-rave, ma ad esempio è stata rinviata la riforma del processo penale di Cartabia, che ha molti aspetti critici, ma al suo interno ha delle contenuti che sono estremamente positivi e importanti in termini di applicazione della pena applicazione comunque di misure diverse dal carcere, di rieducazione come prevede la nostra Costituzione. In più anche i profili di costituzionalità, il fatto che sia stata inserita in una decretazione d'urgenza, altre norme sull'ergastolo ostativo che sarebbe l'impossibilità anche qui prevista per la criminalità organizzata, la mafia, di una volta che si ha una condanna all'ergastolo di accedere a delle misure diverse dopo un certo numero di anni se non collabori con la giustizia, tutte norme che sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Strasburgo, fanno anche un po' pensare a un segnale politico e comunque anche alle stesse corti, a mio parere.